Perché se capitate da ste parti che stiamo a Ostia, dovete venire a mangiare la frutta. Salve! Da sti amici. Hai capito, sì? Raga, ero sopra a sto campo qua e fa un po' da tiro con l'arco, vedete l'arco a tracolla, solo che ci staranno 37-38 gradi all'ombra. Mi sono dovuto levare la maglietta, ma nonostante tutto sono sudato pezzo. Allora, guarda, terzo piano, terzo, anzi fammi entrare che c'ho senza dormire, anda sì. Un po' come dorme mia moglie, quella è miziata a padella. Raga, mi ero ripromesso di non mangiarlo più, di non comprarlo più, perché faceva alquanto schifo. Ce lo sto riprovando, poi voglio dare un'altra volta garanzie. Mi sono preso il sushi, stavolta non è congelato, stavolta è fresco. Quindi sto a Roma, sto al supermercato PAM, mi sono comprato il sushi, ho pagato, sushi deluxe. 6,95 euro, ce ne so 2, 4, 6, 8 pezzi. Questa è la soia. Vediamo le bacchette. Si fa tutto con una mano sola. Ecco. E vediamo. È più buono di quello del Conad. Più buona pure la salsa, è meno tossica. Per cui siete? Ecco, questo, oddio, questa salsa è abbastanza salata, e poi io magari non sono abituato a mangiare meno salato. Tua moglie assaggia questo di sotto, aspetta, poco poco. Quale? Beh, non è male, dai. Non so che gusto ci trova. Voi non sapete del gambero crudo, io ho sporcato le bacchette con wasabi, che c'era pure il wasabi dentro. Vabbè, se non esageri col wasabi è buono, ma veramente una tinta, sennò dopo sa di naftalina. Salute. Qui si è comprata una banana chips e banane essiccate, ma meglio il sushi, no? E il tramonto di Ostia, guarda la gente qua davanti, oh, che fanno, che regalano i soldi, oh. Allora, diciamo che sta girandella Roma, sta camminando abbastanza piatta, senza chissà che cosa. Questo sarà un vlog molto soft. Veramente il vero vlog, cioè che vi racconta la giornata e manco tanto, basta, raccontate, voglio dire la verità. È un vlog un po' a spezzoni, perché quando non succede niente di interessante, che vi devo raccontare? Mica stava il grande fratello. E quindi, a parte le zanzare che mi stanno a rompere le palle, ho pensato di cambiarmi macchina. Perché mi è venuto in mente una cosa, perché sai, tra una ben anticipo, comunque ero mezzo intenzionato a prendermi un gippone, però di quelli lunghi, stile americano, tipo un Pajero Sport, queste cose abbastanza lunghe, 5 posti più tutto il cofano dietro bello capiente, perché con quello mi piacerebbe andare a fare qualche avventura un po' particolare, il camper non me lo permetteva. Vediamo, è tutta un'idea che mi parlo in testa, non lo so, vediamo un po'. Comunque mi volevo presentare, no. Ormai lo conoscete tutti. Ciao. Ah, amico di messinesi, o vedi, lo conoscete tutti ormai. Ecco qua, siamo entrati nel vivo, nel porto. Oh, ammazza che bello il porto di Ostia. Ci vanno solo i soldi, perché a spenderli ti aiutano tutti quanti. Pieno di negozi, di locali. Amici di messinesi. Gentaglia. Gentaglia.
Ma che gentaglia che si vede, oh. Su tutta gente di YouTube. YouTube. Perché noi romani esageriamo che le lettere. Mica tanto. Qualcuna la mettiamo, qualcuna la leviamo. Qualcuna la cambiamo. Hai capito? Specialmente quando chiamiamo la gente, Oscar, Inese. Bravo, con la E finale, come erbare, YouTube. Però mica tutte le cose noi le doppiamo. YouTube sembra col dubbi, però in realtà poi usavo, che ne so, per esempio la chitarra, la guerra, il carro armato, la terra, il film dell'orrore. Con aereo, se no è errore. Errore. Ma a parte che è bello lungo, ma poi ho fatto caso che qui, a parte la flora, che vedi ci stanno i cespugli, ma la fauna! Ma c'è la fauna del porto, la fauna serale, che non è di un certo spessore, cioè c'ha tanti. Che tope di porto. C'ha tanto spessore davanti e dietro. Un bellissimo spessore. Sarà l'inquinamento, Sì, l'inquinamento, facile. L'inquinamento, sì. Comunque c'è un livello di gnoccaggine abbastanza elevato. Potete capire quanto è grosso qua, sono 3 ore che stiamo a camminare, se vede mai la fine. Guarda che roba. E beh, abbiamo salutato Flavio e compagni e tutta la family, sciabola, e abbiamo ripreso la strada di casa perché mo siamo proprio cotti. Domani non si sa quello che devo fare, perché non ho programmato niente tranne la sera che ci avrò un rendezvous con tutti i cugini dopo 30 anni che non si vedemo, se abbiamo una rimpatriata a mangiare la pizza tutti insieme. Buongiorno ragazzi, oggi siamo in una città commerciale praticamente immenso che sta tra Pontecagliari e Fiumicino. Io sono dal Decathlon, ma qua c'è di tutto, c'è Scarpamondo, c'è Media World, ma vedete com'è fatto. Sono tutti separati, non è il centro commerciale vero e proprio, il fatto delle strade è bellissimo. Io potevo non comprare maglietta col cinghiale che scappa. Ragazzi, il primo round non ve l'ho fatto vedere perché me lo sono mangiato al volo. Ma vi faccio vedere il secondo round, perché se capitate da ste parti che stiamo a Ostia dovete venire a mangiare la frutta. Salve! Da sta amici. Ma vi faccio vedere. Ma non la frutta così! La frutta così, lo vedi? Sti cavolavori qua! Hai capito, sì! Hai capito, sì? Ciao! Questo è un bicchiere misto ananas e melone. Ma vedi la gente come si piglia, guarda, sta ragazza si sta prendendo misto con cocomero, con l'uva. Ma noi siamo qui a Ostia, ci siamo messi su una panchina davanti a... Questo è il lungomare, vedete? Quello è il Battistini. E quello, quel disgraziato là, è quello che fa i graffen. E non abbiamo resistito, se la siamo mangiati uno dei graffen. Se siamo mangiati in graffen, ci frega un cazzo. E quindi mo siamo qua, sulla panchina, stiamo osservando la fauna di Ostia. Tante alle 6 la sera. Ho 4 figli. Allora l'uomini, quando fosse... Signor, un saluto agli amici di YouTube. Ciao da Ostia Lido, stiamo qua con Marisa. Casora Marisa, no, Marisa, non è possibile. Cioè, lei già assomiglia a Marisa, che era un'ex compagna di mio padre, e si chiama Marisa. Poi, quando ci si metteva lo zampino, e mi sono seduto su sta panchina e l'ho conosciuta per puro caso. Eh? Poi dicevo, non ci deve credere. Dermo non fame. Roma di Boccia. Guarda che fascia di merda c'ha mio cugino dopo 30 anni. Guarda dopo 30 anni cuginetti mia. Ci
siamo salutati un po' più nell'intimo, perché senza fare il video, perché voi che volete, dopo 30 anni che rivedo le cugine mie, comunque è bello rivedere i cugini dopo tanti anni, poi se vorremmo sempre bene. Sana in corpo sano. Questo è il video. Però non ci sei tu, dai che ci vengo pure io nel video. Questo è mio fratello il vecchiaccio, questa è Lauretta, l'amore mio. Sandra, quella è mia moglie, ormai la sapete, mamma mia, è la moglie di mio cugino, è mio cugino Stefanone. Ciao! E poi ci sto io. Alla salute, alla salute, alla salute! Ma che se fa la salute pure con l'acqua? Vabbè, sì, dai. Vai, non si batte, vai, non si batte con l'analcolico, se fa la mano. E vabbè. Beh, qua iniziamo. Qua non guarda in faccia niente a nessuno, qua stava a mangiare. Laure, com'è? E vedi che sa la patata, piace pure a una ragazza, vuol dire che è buona. Mamma mia, tu stiamo a dire. Insieme a cugino, scusa Ste. Vuoi dire l'amici mia di YouTube dove stiamo? Siamo da Battistini. Sul Lido di Ostia, quello famoso per la canzone di J.A. Guardate, quello è il mare, stiamo qua seduti, tutta la mia cucinanza, o quasi, stiamo prendendo un piatto di fritto misto, quindi ci sta bruschetta, olive ascolane, piccoli supplizi, cose qua tutte, patatine, poi ci stanno le bibite, chi ha preso la birra, chi ha preso la Coca-Cola, la pizza scelta 10 euro, 10 euro a persona, ma stiamo a Battistini alle Ostia. E che pizze, vediamo un po' le pizze, poi facciamo noi la mandà al vigno, ne farei un vigno poverino, noi la mandiamo al vigno, state ferma, scusate, vogliamo sapere un commento coreano, com'è sta pizza? Direttamente dalla Corea. È buona? Come si dice in coreano è buona? Ma ci sto io. Ah, ho capito, ma mastico, ho capito, no. Mastica, mastica, devo dire. Ma ci sto io. Ma ci sto io. Ma ci sto io. Sarebbe buono in coreano. Io ho capito mastico, è mastica tutto io. Devi masticarsi che gli ortisani. Vi ripeto la stessa cosa dell'altra sera. Bassa, croccante sotto e morbida sopra. Come ci piace a noi la pizza? Basta e croccante. Alla romana. Ci piace la pizza fatta come a Napoli, col cornicione grosso? No. No, mangiatela voi. A Roma, se aprite una pizzeria e fate la pizza come a Napoli, dopo 20 giorni chiudete, perché ci avete manco i soldi per l'affitto. Vabbè, non è vero che chiudono dopo 20 giorni. Se lavora, però... Però quella romana è un'altra cosa. Se può mangiare quella romana, Non è che non si può mangiare, paese che vai, usanze che trovi. Il romano preferisce questo. La pizza deve essere fina e scrocchiarella. E scrocchiarella. Perché se me la dai molla, me la mangio, è buona, sì, però non è la pizza, è un'altra cosa. È una cosa diversa. Quindi se aprite a Roma, sappiate che dovete fare la pizza bassa e scrocchiarella. Perché così avevano i romani, siamo 5 milioni di clienti. Allora, ci siamo mangiati una bella pizzetta con mia cugina, poi ho fatto vedere quella, la cameriera, si è fatta un selfie con me, poi ho chiesto un'amicizia su Facebook perché voleva che la taggassi, quindi io ho fatto la richiesta d'amicizia e poi l'ho taggata. Molto socievoli le persone qua, molto socievoli, simpatiche, un bel servizio, una bella ragazza, simpaticissima. Un saluto ad Alessia. We are heroes tonight.